ciao a tutti. Ciao. Oggi è il 26 agosto 2022, stiamo partendo per le nostre vacanze in moto. A dire la verità siamo già partiti, ma abbiamo fatto due ore di spingi di autostrada. I primi 200 km di autostrada. Dritti. Noiosi. Però ci siamo fermati da Italia a mangiare. Direi di sì. Direi che merita. Rispetto al normale autogrill e ai prezzi del normale autogrill, prezzo qualità ci stava. Assolutamente sì. Adesso ripartiamo direzione Bologna, passo della Futa a Raticosa e mezzo passo della Consuma. Ci fermiamo lì per la notte e domani si procede avanti. Abbiamo 10 giorni di vacanza e ci gireremo mezza Italia. Seguiteci. Ecco una rara ripresa della Fra in assetto da viaggio in A1 quasi a Bologna. Dovevamo andare destra noi. Esatto. SP65 Firenze. Ma fammi dici di fare tutto un giro dell'ostrega e tornare indietro, eh. Ma forse perché oggi ho messo pianoro. Ah, ecco. Sì, ci sta. Cosa dobbiamo fare noi? Che strada là? SS65. Ah. C'è qualcosa che non mi torna. No, neanche a me. Al primo slargo ci fermiamo un secondo. Riserva. C'era l'oasi, riserva naturale di fauna selvatica. Comunque ci siamo già persi la seconda volta. E vai. Seconda volta già persi. E andiamo a riprendere la strada della Futa. Esatto. Facendo benzina. Esatto. Tra l'altro, ma che bel pratone verde. Vali come la piega. Vali come la piega. Ed eccoci, statale 65 della Futa. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Mi è appena arrivata una vespa sul labbro. Sarà il caso di chiudere la visiera? Direi di sì. Io ho giù gli occhiali che fa tanto, eh. Anch'io giù gli occhiali, ma mi è arrivata lo stesso sulle labbra. Se stasera ho le labbra gonfie, sai perché? Ah, non perché vuoi fare lo zoccolone. Certo. Oh, inizia a far freschino, Dio mio, stavo morendo di caldo al distributore. Sì. Curvone, bello lungo. Oh, che curvette. Io quando vedo l'asfalto così mezzo grigio, mezzo nero, non so ancora se è sporco, pulito. Di solito è pulito e tendenzialmente tiene anche. Oh, le pale eoliche in fondo a sinistra, esattamente a ovest. Ah sì, le ho intraviste. Eccole. Noi continuiamo per la 65 Firenze. Esatto. La strada qui si allarga anche, eh? Eccoti che arrivi, bella Cristina. Bella questa casa cantoniera. Sì. Guardare lì le paleoliche. Altro velox. Sì, ce ne sono, e però ci sono anche le indicazioni. Occhialini del nonno. La scoperta del secolo, che mi permettono di vedere il navigatore. I ragazzini che ti vengono incontro. Sì, quelli li vedo anche senza gli occhialini. Ok, tata, quando vuoi. Figa. Guarda la nonnetta che guarda le moto che piegano. Ricordati, Ale, che sei largo. Un pullman. Sei largo, hai tre bauletti. Sei largo anche se sei dimagrito. Comunque, se a ragazzino col 125 ti fai su e giù ste strade tutti i pomeriggi che sei a casa da scuola invece di fare Minecraft,
E tutte queste cose qua lo so anch'io che qua sono tutti manici. Sì. Dai, vai avanti tu. Ciao. Ecco la Fra in assetto da combattimento. Io buono. Pensavo fosse una capra, cioè una piccola. Davvero? Io non l'ho vista. Pensavo, no, era un cane, ma pensavo fosse... Era tutto bianco, tutto peloso. Coroso. Solo. Hai visto cosa c'era per terra? No. Una vipera, una biscia, qualcosa di lungo e spiaccicato. Lacca. Diga, qua gli hanno messo più che davanti... sì, però sono lì col... Più che il salva motociclista hanno messo il salva... Ma hai visto il divano? No. Dietro c'era il divano con i vecchietti. No, ho visto i vecchietti... E ho pensato che probabilmente non era quello giallo, non è il salva motociclista, ma è il salva vecchietto, ma è il salva proprietario di casa. Già. Oh, che bella, ancora della futa. Tutta futa qua. Ma lei è la rafusa. Ma credo che la statale si chiami sempre 65 della futa. E ho sempre paura di scalare troppo, frenare troppo. Ciao 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 ciao. Una pala eolica ferma. Ah sì. Ma non è mica. Due pale eoliche. Questa è rotta. Ah sì, tutte sono ferme. Sì, ma una è rotta proprio. Sì, una è proprio rotta. Passo dalla raticosa. Oh, siamo arrivati. Raticosa. Che bellino qua. Adesso però io freno, eh. Io bambino, le mucche e il brecciolino, porca puttana. Sì. Tutta basta. Passo della puta. Ti passo via che se vedo un baretto mi fermo. Sì, bravo. Poi dobbiamo darle verso incisa. Consuma. Potrebbe anche avere la batteria scarica. Sì, perché non fa una piega. Ah, la mia ha fatto la luce azzurra. La mia non la vedo. Mi sta registrando. Ah sì, anche la mia. Comunque, buonasera. Sì. Siamo arrivati al passo della Consuma. Sì. Abbiamo fatto circa 200 km di autostrada noiosissimi e poi abbiamo fatto altri 170 km facendo passo dell'Articosa. Passo della futa, prima la futa, poi la raticosa e poi la consuma. E poi metà del passo della consuma, perché siamo arrivati alla consuma e al qui passo, ci siamo fermati per la notte. Devo dire che il viaggio in autostrada, come era prevedibile, una noia mortale. Sì. Mentre la parte della futa, raticosa e consuma è stato assolutamente godurioso. Sì. È molto. Stato. Ci sono stati due tratti con dell'asfalto un po' rovinato, ma roba di 30 metri per volta. Due stupidate. Esatto. E poi vabbè, era pieno di moto, anche se oggi è venerdì 22 agosto. Scusa, ma. No, figurati, fai pure. Non ho degli occhiali. Adesso non servono. Sì, sì. Dicevo,
Oggi è venerdì 22 agosto 2022, quindi il traffico non è certo quello del weekend, ma c'erano parecchie moto, parecchia gente che insomma si divertiva su e giù per queste tre strade molto molto divertenti e piegose. Ne abbiamo visto uno che ha fatto anche scintille. Sì, con le saponette. Secondo me era la pedalina più che la saponetta. No, no, era la saponetta. Io l'ho vista da dietro, la scintilla, non da davanti. Mm-hmm. Mm. Vabbè. E è stato bello invece vedere dei ragazzini in bicicletta. Sì, erano bellissimi. Con tanto di casco da cross che pedalavano su e giù dal belvedere della Raticosa o della Futa, non mi ricordo. Raticosa. La Raticosa. E... c'era anche lui, ve lo posso assicurare. Non si ricorda dov'era, ma c'era. Ah, ecco. E voglio dire, si vedeva proprio la passione con cui certi ragazzini possono crescere e crescono. Era lì a guardare ogni moto che passava, ogni moto che si fermava, è venuto a chiedere delle nostre moto, ma di chi è quella più grande, di mi chi è chiesto, quella più piccola? No, ma la tua qual è? La mia? Sì, e faccio, è quella dietro, quella più piccolina. Ah, ma è quella più nuova. Sì, però anche quella più piccolina. Ah, che cilindrata è? Fai un 600, non mai grossa, Bella lui. Per poi farci vedere la sua bicicletta e dichiararla come un 1000 di cilindrata. Un 1000, assolutamente. Questa è un 1000. A me sembrava un 1200, gliel'ho detto, ma esatto. Non se l'è bevuta. Bellissimo. Vabbè, comunque, prima giornata, siamo arrivati stanchi in un bel posto. Sì. Una buona cena e, come suggerisce la Fra, adesso si dorme. Sì, sì, perché... stanchi. Sì, stanchi, stanchi, stanchi. Partenza un po' in ritardo, come al solito, noi siamo pessimi con le partenze in orario. Yes. 3 ore di ritardo. Colpa sua. E... comunque, siamo partiti tardi. Devo ammettere che ci siamo comunque goduti il viaggio, anche se siamo partiti tardi. Sì, sì, sì. Abbiamo mangiato da Italy, devo spezzare una lancia per Italy, perché io ho sempre pensato che fosse più il nome, più lo status, più... invece abbiamo mangiato proprio bene, cioè abbiamo mangiato cose semplici, io ho mangiato un hamburger. Sì. Hamburger e patatine, ma è forse il primo che trovo semplice. Hamburger, una foglia di insalata, 4 pomodori, ma poi 4 pomodori, c'era cioè, ma pomodori, non pomodori, non velina di veli, pomodori, esatto. I pomodori. Un filo di maionese e buoni. Buoni, 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 buoni. Sì, sì, è stato proprio buono. Domani destinazione Norcia. Norcia. Sperando di non prendere acqua. Esatto. Ciao a tutti e buonanotte. Buonanotte. Ciao ciao. Ciao.